La polizia italiana inviò in Calabria le sue migliori risorse per coadiuvare il piccolo commissariato di Vibo Valentia nelle investigazioni, che subito si concentrarono su bande di criminali sospettate delle continue rapine che si consumavano lungo l'autostrada. Il cerchio iniziò a stringersi, fino a chiudersi, attorno a quelli che le cronache indicavano come due balordi di Mileto, Michele Iannello e Francesco Mesiano. Contro i due sospettati si affastellarono diversi elementi. Il primo, le intercettazioni acquisite tra i pezzi da 90 della malavita locale che richiamavano le responsabilità dei due indagati e il possibile movente. Ingannati dalla millanteria di un tossicodipendente, cercavano una Y10 targata Roma che trasportava gioielli per 350 milioni di vecchie lire, ma saltarono l'auto dei Green. Iannello, peraltro, possedeva una Fiat Uno bianca la cui descrizione era compatibile con quella dell'utilitaria vista dei coniugi americani. E all'interno della Fiat Uno di Iannello c'erano evidenti e fresche tracce di polvere da sparo. Poi la pistola. Nicolas, spiegò il perito della procura, fu ucciso dal proiettile esploso da un'arma molto rara, una pistola Taurus calibro 9, estremamente potente, di fabbricazione brasiliana e commercializzata in Svizzera, della quale, in database delle forze dell'ordine, in Italia esisteva un solo esemplare che poteva essere oggetto di comparazione ed era stato sequestrato a Locri. Iannello, accertarono gli inquirenti grazie ad alcune intercettazioni e a dichiarazioni testimoniali, dopo un breve periodo di carcerazione si era procurato proprio una Taurus. È sicuramente un delitto compiuto con modalità mafiose che rientra nei delitti di mafia. Nicolas è una vittima delle mafie come lo sono tanti altri bambini. Ed è fondamentale questa differenza. Non è mafioso solo colui che aderisce a un'associazione criminale, ma chi si comporta da mafioso.